Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio fare questo video perché vabbè, il titolo è un po' provocatorio, fatto apposta, insomma, per attirare la vostra attenzione, perché Fanatec ha lanciato un video trailer di un nuovo Direct Drive, nuovo standard Direct Drive, come dicono loro, per tutti quanti. Stiamo parlando del nuovo CSLDD Driver, che praticamente presenta delle caratteristiche molto interessanti. Parliamo di un minimo di 5 Nm di torque, con la possibilità di aumentarlo con un kit fino a 8 Nm. Stiamo parlando di una base di volante veramente molto ridotta, che è molto interessante, e stiamo parlando di un prodotto che è compatibile con l'ecosistema Fanatec, ma soprattutto a 350 euro, 349,95. Io penso che allora, uno potrebbe dire, vabbè, ma ci sono anche gli altri volanti a cinghie, eccetera, che hanno le stesse caratteristiche, cioè, in realtà, vista la tecnologia di un motore direct drive e di quello che da qualche anno a questa parte un po' tutti gli youtuber, tutte le comunità parlano delle caratteristiche di quello che può offrire un volante direct drive, oggi offrire a questo prezzo qui comunque un prodotto con una tecnologia completamente diversa da quello che è un motore a cinghia o a doppia cinghia è una mossa commerciale a livello che, ragazzi, è mostruoso questo, quello che stanno facendo Fanatec con questa promessa commerciale che hanno, perché secondo me possono veramente sterminare la concorrenza, perché 350 euro per chi è nel mondo della simulazione, onestamente è zero. Cioè, stiamo parlando solo della base, bisognerà ovviamente aggiungere i volanti, i volanti che vanno, le ruote, ovviamente sono il quick release che è compatibile con tutte le ruote che propone Fanatec. Però ragazzi, è un qualcosa di mostruoso. Cioè, io ho speso praticamente 2000 euro per avere il Direct Drive DD1 compatibile PS4 con la ruota V2, eccetera. Ci ho aggiunto anche 250 euro per il volante BMW d'occasione. Ragazzi, guardate, la spesa cioè, diminuisce una cosa incredibile, cioè, è mostruoso, è pazzesco quello che stanno facendo. Questa è una mossa commerciale strepitosa. Veramente vogliono sbaragliare la concorrenza a tutti i livelli e tanto di cappello, perché onestamente chi avrebbe mai pensato di poter proporre un direct drive comunque dalle caratteristiche a livello di potenza che non sono eccezionali? Però sappiamo bene che la potenza ha un suo perché sul direct drive, però le sensazioni, il ritorno che dà un direct drive sono completamente diverse da quello che è un motore a cinghia. Senza considerare le performance che può avere un direct drive che non si stanca mai, la connessione diretta con l'asfalto. Insomma, ci sono tante cose che è inutile ripetersi per chi segue questo canale, ma anche il canale di tutti gli amici che parlano di simulazione, che parlano di direct drive. Onestamente è un qualcosa di veramente eccezionale. Io ho già degli amici che dicono: io voglio il rimborso di quello che ho speso per andarmi a prendere questo, perché molti come me utilizziamo al 30-40% la forza di un direct drive da 17, 20, 25 newton, giusto per farvi capire. E io sono veramente felicissimo, ragazzi, ma sono felicissimo perché a questo prezzo qua molti potranno finalmente permettersi un direct drive. E credo che è fantastico. È veramente fantastico. Mi chiedo se non ne comprerò uno per la mia dolce compagna, ragazzi, perché 350 euro più una ruota si può fare. Veramente è qualcosa di eccezionale. Credo che, come dico, come ho già detto, Fanatec ha fatto una mossa fantastica. E quindi mi viene da pensare che è la morte imminente del volante a cinghia, quindi attenzione alla concorrenza, dovrà fare molta attenzione, perché anche Thrustmaster è uscita una ruota fantastica a un prezzo molto onesto, con display, eccetera, eccetera. Non sono andato a vedere le caratteristiche, però voglio dire, il mondo della simulazione e l'hardware, oltre che al software, sono in costante evoluzione, e questo è bene per noi, ma questa qua, ragazzi, è una bomba stratosferica. Veramente, è un passo avanti per tutti noi, per tutti quelli che non si possono permettere migliaia di euro di poter accedere comunque a un mondo direct drive che è un qualcosa di eccezionale. E se non l'avete provato, vi posso dire che io e tutti gli amici che mi hanno seguito sono entusiasti di quello che diciamo fornisce il mondo del direct drive.
Mi fermo qua, voglio aspettare poi magari maggiori informazioni, maggiori informazioni tecniche da parte di Fanat e quando è che uscirà, se il prezzo è veramente confermato, se ci saranno più versioni. Insomma, è veramente qualcosa di molto interessante. Volevo come al solito condividerlo con voi. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito lasciate un pollice in su se vi è piaciuto questo mio video, iscrivetevi al canale e vi ricordo che le iscrizioni per la Forfun 488 EVO 2020 su Imola, su rFactor 2 per sabato pomeriggio sono ancora aperte, trovate tutto su simdrivers.eu, vi aspettiamo, ci sono ancora 8 posti disponibili in questo momento se non mi sbaglio. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!